Salve ragazze, buongiorno! Ma quant'è che non ci vediamo così vis-à-vis? Allora ragazze, intanto prima di cominciare questo video haul con le ultime cosine che ho preso su Shein, vi volevo fare vedere questo rossetto di Astra. È la prima volta che lo utilizzo, è della nuova collezione Lip. Ragazze, Criminal! Criminal mi ricorda un fumetto. Di quando ero piccola. Se poi vi interessa, vi faccio sapere il numero. Comunque è questo, no, credo che siano dei nomi. Guardate, è questo rosso quasi bordo scuro, però mi sono accorta che sembra un po' arancio. Ma in effetti è un rosso molto scuro. Bene, quindi lasciando stare Astra con i suoi rossetti, passiamo subito a questo video haul. Allora, un prodotto, una cosa che ho preso, ve lo farò vedere già direttamente sistemato. Intanto partiamo con questi fiori, con questi tulipani finti che ho ripreso perché mi sono piaciuti tantissimo. Allora, io ne ho preso due confezioni perché forse sono messi, quando li ho aperti li ho messi male, forse sono 6 e 6. Comunque sono molto molto carini. I primi che ho comprato li ho messo su un vaso trasparente e l'ho messo direttamente sopra il puff in salotto, nel puff bianco di Ikea. Devo dire che stanno bene, sono proprio tipo gomma. Diciamo al tatto, devo dire che mi piacciono, sono fatti bene e quindi questi troveranno collocazione, vediamo, in un vaso, vediamo dove. Allora, con che cosa continuiamo? Intanto continuiamo con le cose piccoline, con questi bigodini. Allora, ho preso una confezione di questi bigodini, proprio era un pacchetto, una busta e ce n'erano due. Ora io non so esattamente, devo vedere appunto su Shein dove ci sono questi bigodini e devo vedere esattamente se c'è scritto come si applicano perché non mi è molto chiaro. E quindi questa era una busta con due bigodini. Allora vi dico intanto i tulipani, credo un 3 euro a confezione, quindi tutti questi tulipani credo un 6 euro, dovrebbero essere 12. Questi bigodini invece sono tutti a confezione 1 euro, 1,50 euro. Questa era una confezione di due, che ancora vi ripeto non ce l'ho molto chiaro. E poi ho preso una confezione dove c'era solamente questo, uno di questo, e poi un'altra confezione con i bigodini sempre simile a questo, vedete? Qui ce n'è due, a livello sempre 1,20 euro, 1,50 euro. Allora, questi qua, in questa maniera, di questi so un po' meglio come si utilizzano. Servono per dare volume appunto alle radici, quindi di questo un po', l'ho capito. Poi, parlando ancora di prodotti per capelli, ho preso questi due che ancora manco ho aperto. Sono due pettinini. Fa le cose proprio molto ben confezionate. Allora, sono questi due pettinini. Addirittura sto vedendo ora che uno è marrone e uno è nero. Guardate. Allora, sono dei pettinini che hanno qui un'imbottitura perché praticamente si mette e poi si passa una ciocca sopra, quindi appunto per dare volume. Ragazze, sono tutte cose che io ho preso. Anche questi a livello di 1,50, però poi diciamo che l'applicazione, l'uso, insomma, ci devo un po' studiare. Comunque la funzione è questa: pettinino, si mette la ciocca qui e fa il volume, giusto un po' di volume. Voi sapete che io sono sempre alla ricerca di prodotti anche che appunto mi volumizzino proprio qua le radici come piace a me. Allora, un altro accessorio piccolino, sempre con un prezzo piccolo piccolo, è questo portachiavi che è un amore. Vi faccio vedere tutti i soggetti che ci sono. Allora, ci sono degli occhiali da sole, poi c'è una bocca bella rosa, poi c'è una borsetta, guardate che grazioso, poi c'è una borsetta, poi qui c'è un'altra cosa, questo che non, boh,
il momento non vedo che cosa c'è scritto, quindi borsetto, occhiali. Ah, poi guardate ragazze, ma guardate questo rossetto che è grazioso. Qua c'è questo rossetto praticamente, quindi questo portachiavi con tutti questi ciondoli, tutti questi soggetti molto carini, e costo sempre tipo 1,50 euro. Andiamo avanti ragazze, andiamo avanti, vediamo con che cosa, con che cosa. Allora andiamo avanti con questo, guardate che grazioso ragazze. Allora guardate che amore. Allora questo è un vasetto con questo soggetto, questa bambina con gli occhi chiusi, con le ciglia molto ben definite e con questa manina messa qua. Guardate che bellina! Naturalmente è una specie di vasetto. Io penso che qua ci metterò, magari me lo metto nella vanity table o ci metto un po' di pennelli. Allora, questo è il costo intorno ai 3,50 euro. Poi ho preso questo, sempre diciamo un po' tipo quello. Questo pensavo in realtà che fosse più grande. Guardate che bellino questo. Questo è sempre un altro vasetto, però ha questo soggetto. Quindi questa è una donna con le mani appunto sotto il mento ed è metà viso. Qui, essendo questo piccolino, ho già in mente cosa metterci. Voglio metterci un mazzetto, di fiori sempre finti, piccolino, con dei fiori bianchi e rosa. E questo è un amore. Questo credo che sia costato intorno ai 6 euro e questo devo vedere se c'è anche una misura più grande, perché di tante cose ci sono le varie misure, forse c'è anche la misura più grande. Allora, poi vi faccio vedere questo, guardate che bellino, guardate che carino. Allora, questo è uno specchio, guardate, a forma di cuore, quindi specchi da tutti e due i lati. Però sempre diciamo non c'è il lato che ingrandisce, è diciamo la stessa misura, guardate che bellina. Allora è di plastica, però a guardarlo sembra una specie di legno anticato. Guardate, io questo non sono indecisa se metterlo sul comodino, se metterlo sul comò, vediamo, vedremo, sicuramente troverò un posto. E questo oggetto mi è piaciuto tanto che l'ho preso anche con un'altra forma, con questa forma qua che invece è uguale, però qui c'è la forma ovale dello specchio. Vedete? Sempre girevole, sempre specchio da tutti e due lati. Guardate che bellino! Guardate, è un amore, troppo troppo carino. Sempre in plastica, però l'effetto è tipo legno, tipo marmo, marmorizzato, una cosa del genere. Allora, questi due specchi credo intorno a 1,5 euro e forse 1,6 euro. Insomma, i prezzi super giù sono questi. Allora, credo di avervi fatto vedere tutto, quindi tutto quello che riguarda i capelli, e vi ho detto appunto i prezzi sono dei bigodini, sono tutti intorno a 1,50 euro. Questi tulipani tutti e due intorno ai 6 euro, quindi 3 euro e 3 euro. Vi ho fatto vedere appunto poi queste qua che possono essere, ragazze, io essendo nel mood nipotine e cose varie, potrebbero essere anche, vi dico la verità, delle belle bomboniere. Guardate che bellina, perché quando voi mettete questo dentro ci mettete i confetti, possono diventare secondo me anche delle belle bomboniere. Vi ripeto, un 3,50 euro questo e forse 6 euro questo qua. Poi vi ho fatto vedere quindi gli specchi, e gli specchi sono qua, e li faccio vedere di nuovo insieme, così vedete sia un po' la grandezza, vi fate l'idea, e poi appunto questo è a cuore, questo invece è ovale. Vi ripeto ragazze, siccome i prezzi sono piccoli, io non sto attenta al centesimo, questi specchi 5-6 euro l'uno. Benissimo ragazze, ora io vi saluto, però non so se ve lo carico prima o dopo i saluti. Comunque, alla fine vedrete il copriletto di Shein che ho preso appunto l'ultimo, in rosa, che ho già lavato e sistemato a letto. Quindi ora lo vedrete direttamente appunto nel suo utilizzo, già messo a letto. Vi ripeto, l'ho lavato, si è asciugato subito. Il costo del copriletto circa 16 euro, 16, 18, forse massimo 20. E comprende il copriletto,
e in più ci sono le due federe, già l'ho posizionato e mi piace tantissimo. Ok, ragazzi, allora a questo punto che dirvi? Io vi saluto, vi ringrazio sempre per i vostri commenti gentilissimi e affettuosi. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, è gratis, non vi costa nulla. Mettete i like così mi supportate, scrivetemi, lasciatemi i commenti. E poi che cosa dirvi? Niente, ragazze, spero appunto di continuare a farvi compagnia. Sapete che io ogni giorno carico i vlog della mattina in cui appunto faccio le pulizie, faccio quattro chiacchiere con voi, mi occupo delle mie piante, dei miei fiori. E poi che dirvi? Vedete sempre la mia gattina Maya, che è un amore adorabile. Poi parliamo appunto di make-up, come oggi che vi ho fatto vedere questo rossetto di Astra, Lip Criminal, l'ultima collezione appunto che ha sfornato Astra. E che dirvi, ragazze, vogliatemi sempre bene, godetevi questo video e noi ci vediamo come sempre tutte le mattine. Mua!